Allora ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno, scusate il ritardo, vi hanno detto che questa è una lezione, quindi quei due signori che hanno parlato ve li presento io in un altro modo, sono quelli che hanno i soldi. Quello lì che si chiama Dario Scannapieco ed è italiano, è il vicepresidente della Banca Europea, quella che ha diversi soldini, e questa è anche l'Europa che ci piace, non perché dà i soldi per le scuole, non solo perché dà i soldi per le scuole, ma perché l'Europa che ci piace è quella che investe sul futuro, come sta cercando di fare la Banca Europea degli investimenti. Oggi, in questi fogli qua, che vedete, si firma un bel documento, eccolo qua, che dice sostanzialmente che la Banca Europea degli investimenti libera altri 530? 530? Sicuro non è 550? 5, poi mi dicono che sono un televenditore, vabbè. 530 milioni di euro per le scuole italiane. Perché? Perché c'è ancora moltissimo da fare sulle scuole italiane. Voi avete una scuola molto bella, ma giustamente, ha detto la professoressa Marcucci, e lo hanno detto i vostri genitori e anche le persone entrando, diciamo, cioè voi a parte non siete della scuola, voi di che scuola siete voi? Sempre del complesso scolastico, quindi non di questo istituto qui, ma perché qui mi è stato raccontato, ho incontrato delle signore che nel 76, io avevo un anno, hanno fatto il blocco stradale perché si potesse creare una scuola elementare a Selva Candida. E ci abbiamo messo 40 anni. Ora ho suggerito loro di non fare un nuovo blocco stradale per la media, la faremo anche senza blocco stradale. Però questo dimostra che in questa scuola ancora molto c'è da fare. Lo faremo con gli insegnanti, lo faremo con i genitori, lo faremo con il Comune di Roma. Ne approfitto per salutare i rappresentanti del Comune di Roma e garantire la massima disponibilità del Governo a lavorare insieme, in particolar modo sul tema dell'edilizia scolastica. Tutto ciò che serve per le scuole va trovato, tutti i soldi che servono per le scuole vanno trovati. Quindi questo signore qui, che lavora in Lussemburgo, è un italiano ma lavora in Lussemburgo, è il vicepresidente, oggi viene e firma 530 milioni di euro, cui contribuiscono anche i denari dell'altro signore che si chiama Fabio Gallia, che nonostante abbia un accento piemontese, è piemontese, è a Roma da tanti anni ed è adesso l'amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti. Questo giusto per dire chi sono quelli che hanno i soldi. Però in una scuola, se è vero che è importante mettere i denari, e noi diciamo all'Europa, cara professoressa, che siamo contenti di vedere la parte positiva dell'Europa che la Banca Europea degli Investimenti oggi qui rappresenta, ma vogliamo che tutta l'Europa giochi in positivo la sfida dell'edilizia scolastica, ed è per questo che da qui, da Roma, da Selva Candida, rilancio con forza il messaggio a tutti i sindaci, non soltanto al sindaco, alla sindaca della città capitale, ma a tutti i sindaci dei comuni, i più piccoli. Tutto ciò che va nell'edilizia scolastica sarà fuori dal patto di stabilità, perché se riusciamo a liberare dai vincoli del patto di stabilità, che è una cosa tecnica che di per sé è giusta, talvolta un po' troppo complicata, se riusciamo a liberare dai vincoli del patto di stabilità la scuola, noi diamo un segno di credibilità e di fiducia nelle istituzioni. E poi, come mi è stato fatto notare più volte da Paolo e non soltanto da lui, fare una scuola nuova consente anche di fare delle economie, perché risparmiare il trasporto pubblico locale, credo che per il Comune di Roma valga 800.000 euro in un anno soltanto aver aperto questa scuola, quindi è anche conveniente. Ma una signora, una mamma, mi ha detto, una mamma di un bambino, di un ragazzo di quarta elementare, mi ha detto, non è soltanto un fatto economico, ha ragione, io sono più tranquilla se mio figlio, quando dovrà fare la prima media tra due anni, potrà avere qui la possibilità di crescere e di andare anche nella scuola media, perché comunque prendere il pulmino, spostarsi, fare 20 minuti, un quarto d'ora di trasferimento, non è soltanto un fatto di sveglia,
anche se uno dorme sempre mezz'ora volentieri, mezz'ora in più si dorme tutti volentieri, non è un fatto di sveglia, è proprio un fatto anche di sicurezza, di tranquillità, di tranquillità personale. Quindi, la sintesi, oggi siamo contenti di questa scuola, qui, dobbiamo andare avanti nei lavori su questo territorio e abbiamo dato la disponibilità a farlo a chi lo dovrà fare, al Comune e al Municipio naturalmente, salutiamo il Presidente, ma accanto a questo dobbiamo da questa scuola lanciare un messaggio a tutte le altre scuole, che è la Giornata Nazionale per la Sicurezza che Stefania, il Ministro, vi ha spiegato nel dettaglio. Parliamoci chiaro, l'Italia è fatta in modo molto diverso e quindi ci sono scuole di tutti i tipi. Mi è piaciuto che si sia ricordato chi tra i vostri coetanei in questo momento la scuola non ce l'ha perché è stato terremotato. Gli ultimi che hanno aperto una scuola provvisoria in legno stanno in provincia di Macerata. È il comune di Gualdo, non Gualdo Tadino, Gualdo in provincia di Macerata, che ha inaugurato la scuola in legno con l'esercito, la protezione, ci sono stati tutti bravissimi qualche giorno fa. Quindi noi dobbiamo pensare a tutte le scuole d'Italia, non soltanto alle scuole che come questa hanno finalmente degli impianti belli. E tuttavia dobbiamo anche dire che questa è una cosa che non deve vedere litigare i politici. Su questo tema qui, magari solo su questo e sulla ricostruzione, ma su questo tema qui non ci può essere divisione di parte. Non è che se uno la pensa in un modo o in un altro cambia qualcosa rispetto alle necessità dei figli o dei nipoti. Questo deve essere un tema messo al riparo dalle polemiche di parte. Noi abbiamo messo, appena arrivato a Palazzo Chigi, appena arrivati, abbiamo messo un'unità di missione su questi temi qua. L'abbiamo messa a Palazzo Chigi e lavora insieme al Ministero perché vogliamo dedicare attenzione. Quanti sono stati i cantieri totali? 5.000? Quanti sono stati? Se però Laura parla forte, 5.300 cantieri sono stati aperti in questi due anni, di questi oltre 3.000 sono stati terminati, anche come avete visto in questo cantiere qui. Ovviamente c'è ancora moltissimo da fare, ma noi vogliamo che l'Italia metta a posto le scuole, perché se mette a posto le scuole sta mettendo a posto il proprio futuro, e questo è il senso anche per onorare la memoria di Vito, per onorare la memoria di chi ha perso la vita nel luogo in cui non si può perdere la vita, perché la scuola è il luogo nel quale si deve vivere la vita e in qualche modo iniziare ad amare la vita, anche se talvolta la scuola non a tutti piace allo stesso modo, no? Sono entrato dai vostri colleghi studenti più piccoli della scuola elementare, ho detto: vi piace la scuola? Tutti, sì, no! Perché non mi piace proprio la scuola, mi ha detto, perfetto, in quel caso non è un aspetto estetico sui colori, anche a quello, terza elementare, quarta elementare, la scuola non gli piaceva, e che gli puoi fare? Detto questo e concludendo, allora, noi oggi firmiamo questo protocollo, bene, sono soldi, per chi? Per le scuole. Diamo all'Europa un messaggio chiaro, grazie per quella parte di Europa che crede nel futuro e che investe nel futuro. Contemporaneamente però diciamo anche a tutti i sindaci: spendete i soldi per l'edilizia scolastica, saranno fuori dal patto di stabilità, non giochiamo alla meno sull'edilizia scolastica. Io aggiungo, cerchiamo di inserire, come mi hanno spiegato le mamme del 76, che adesso sono nonne e che hanno quelle del blocco stradale di prima, cerchiamo di costruirci intorno un elemento di comunità, perché, e finisco su questo professoressa, il vostro ruolo di dirigente scolastico, di professori, di educatori è straordinario, non solo perché avete il compito di educare alla libertà i nostri figli, e questo è tanta roba per i genitori, è la cosa più importante, ma anche perché le insegnanti e gli insegnanti sono il primo presidio della comunità sul territorio, sono la cosa più importante da tutti i punti di vista. Un grandissimo scrittore, Gesualdo Bufalino, diceva che la mafia sarebbe stata sconfitta dai maestri elementari. Pensate un po', la mafia, addirittura la mafia. Ma è così se ci pensate. Dove c'è una scuola, c'è una comunità più viva. Poi ciascuno potrà dentro quella comunità pensarla come vuole.
ma se c'è una comunità più viva, noi abbiamo un paese più bello. Allora l'Italia è bellissima, Roma è bellissima, le nostre città sono bellissime e quindi niente sarà bello come qui a Roma il Colosseo o le straordinarie realtà del passato e della Roma antica. Eppure, per chi crede nel nostro futuro, la scuola deve avere come obiettivo quella stessa bellezza. Non sarà una bellezza artistica, anche se questa è bella, ma deve essere la bellezza delle nostre comunità. Da qui, da Roma, da Selva Candida, vorrei che arrivasse a tutti i sindaci d'Italia il messaggio di spendere i soldi dell'edilizia scolastica, a tutti i professori il grazie per il lavoro che svolgono e a tutti i ragazzi e gli studenti l'augurio di vivere la scuola con la stessa freschezza e energia con cui ci avete accolto. Avete sentito che prima sono partiti col violino con Battiato. Voi conoscete Battiato? Sì. La cura, prendersi cura. Poi siamo andati più, dai Coldplay a fare il Williams, abbiamo fatto un salto nella musica più recente. Vi dico che è stato bello essere accolti. Dalla vostra energia e dai vostri balli, non smettete mai di ballare, magari non nelle ore di lezione, se no non è detto che i professori non si arrabbino. Grazie a tutti, buon lavoro e buon anno scolastico. Sì, bene. In testa. Certo. Perché abbiamo promosso sì. Tutte le scuole d'Italia stanno lavorando, quindi insieme a tutte le associazioni aderenti e i progetti formativi. Certo. Sì. Okay. Però la cosa importante adesso è questa. Quale? Dobbiamo ringraziare le associazioni e ricordare che in questo momento